Un saluto a tutte le persone che ci seguono e a tutti quelli che hanno la passione per la ricerca storica. Oggi abbiamo nuovamente qui con noi, alla Bocca della Verità, Massimo Michele Guerrieri. Con piacere possiamo dire che è diventato ospite al sito del nostro canale. Questa, se non erro, è la quinta puntata che facciamo con Massimo Guerrieri ed è la seconda parte del capitolo 3 della sua opera, Le Tre Corone. Abbiamo abbondantemente presentato l'argomento nella, nella precedente puntata, quindi non mi dilungo oltre e passo subito la parola a Massimo. Ciao Massimo, ben rivisto, è un piacere averti nuovamente qui con noi. Come stai e come va in Tanzania? Grazie Cristiano, tutto bene? Sono molto contento, molto rilassato, per il momento è tutto sotto controllo spesso vado al mare come ieri, quindi no complaints, come si dice in America, non mi posso assolutamente assolutamente lamentare. Sì, allora ti ringrazio, oggi vediamo la seconda parte delle tre corone, delle tre corone che sono che è il capitolo 3 del nuovo ordine mondiale, eh? Allora, quindi praticamente in questo capitolo uh, si completa il volume 1, eh? Allora, devo inizio oh, facendo una breve correzione eh, su quello che ho detto la volta scorsa. La volta scorsa, al minuto circa 27, quando ho cominciato a parlare delle bolle papali, eh, ho proiettato un'immagine un che era in parte eh, errata. Quindi, parliamo naturalmente dell'una santa. E dell'Una Samtan del 1302, ecco quindi 1302. Volevo semplicemente precisare questa data qui. Allora, bene, benissimo. Allora, oggi abbiamo eh, eh, la parte finale, c'è molto da dire, molto da, da leggere. Io non amo nemmeno leggere molto. Eh, non so se te hai delle domande, io inizierei a leggere. Se te hai delle domande, mi puoi naturalmente interrompere in qualsiasi momento. Facciamo... Insomma, come al solito è sempre una chiacchierata questa qui. Non deve essere niente di così... no, super professionale. È una cosa che facciamo anche per divertimento. Allora, vi ricomincio dall'ultima frase che vi ho letto la volta scorsa. Vi ho letto se studi bene bene la simbologia i codici la numerologia la cabala e il vero significato delle parole non sarai mai in grado di capire i significati più profondi e veri degli eventi della storia antica e recente ovviamente se non studi bene bene tutte queste cose questa è una delle poche certezze che ho quindi ripartiamo da qua abbiamo precedentemente visto che nel logo della Federa Reserve eh, non ci sono immagini ebraiche eh, perché c'è tutta questa polemica no? su questi banchieri ebraici che in parte è giustificata ma solo in parte adesso io vi comincio a leggere una, un, una, una, una parte importante secondo me molto importante sulla quale invito tutto, tutti a riflettere leggo il punto 3.10 essere o non essere ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo capitolo ricchissimo di informazioni nuove e interessanti. A questo punto è mio dovere fare alcune considerazioni su quanto detto sinadora e sulla matrix che possiamo definire come una matrice, un software creato per noi in cui nasciamo, cresciamo e moriamo. Molte credenze e obblighi ci vengono imposti dalla nascita e negli anni a seguire senza il nostro consenso. E con l'inganno. No, ne siamo completamente inconsapevoli e non possiamo ritenerci moralmente responsabili di ciò, ma ve ne sono altri che accettiamo passivamente e volontariamente nel corso della vita senza battere ciglio. Questo crea la consuetudine, che è un atteggiamento sbagliato, e di questo sì siamo pienamente responsabili. Non ci sono scusanti, bisogna essere più vigili, fidarsi meno. E fare le domande giuste, come ci ha raccomandato il dottor De, nel capitolo 1, Il nuovo ordine dei barbari. Questo è un punto importante, perché ci riporta a quello che abbiamo precedentemente visto sui pericoli della consuetudine, ovvero che le consuetudini sono quelle cose che se nessuno le contesta diventano legge. L abbiamo visto nelle bolle papali, nessuno le ha contestate, e sono diventate leggi. Se noi le cont contestiamo ha perfezionato molto e se ne avrebbero di meno su questo siamo tutti d'accordo vuoi perché siamo a lavorare vuoi perché c'è di calcio in tv vuoi perché deleghiamo tutta l'abilità ai nostri politici vuoi perché la bambina sta male deve andare insomma non c'è mai il po per approfondire certi argomenti ma come sappiamo non ammette ignoranza. Tutto certo detto in precedenza dovrebbe essere chiaro che i politici operano nella sostanza come estrattori tasciari rapiti quotati in borsa. Sono eletti a Roma e volenti o no lavorano per chi ce li ha portati. Diventa azienda SPA chiamata Italia. Perché? Bene, l'articolo 7 della Costituzione recita: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Quindi, vedi, è scritto nella Costituzione: non c'è nessun obbligo di mandato. Da un lato si chiede ai cittadini di andare a votare, dall'altro, non ha nessun. Ma non funzionerà mai, questo è il problema perché dovrebbero fare lei il nostro cuore se lavorassero per sarebbe... il loro compito principale è quello di preservare la continuità della matrix in cui non solo forza lavoro bond, titoli o trust fondi fiduciari da amministrare e con cui fare soldi e tutto questo avviene grazie alla nostra invenza e ignoranza. Cittadini onti responsabili devono essere più attenti, più consapevoli e soprattutto più umili. a dirlo, ma molti di noi per interessi personali e carriere fa facili sono collusi e hanno venduto il me corpo ad un sistema di potere malvagio e tirannico. Facciamo un esempio. Sei per lavoro e ti trasferisci in America, ad un certo punto decidi di diventare cittadino americano. Benissimo, che bella idea! Oggi è possibile mantenere la doppia cittadinanza, quindi non ci sono problemi. Parentesi, la doppia cittadinanza non è ammessa in Tanzania. Quando chiedi la residenza dopo dieci anni hai diritto a di farlo, o se decidi di, di diventare tanzaniano, devi abbandonare la cittadinanza italiana. Per il momento, la legge è questa. Continuo. Oggi è possibile mantenere la doppia cittadinanza, qui non ci sono problemi. Finalmente, dopo tanti anni di lavoro e sudore, puoi diventare americano, un sogno che diventa realtà per molti immigrati. Lo fai perché credi nel sistema, sei fiducioso e pensi che sia la scelta giusta per te e la famiglia. Dare la cittadinanza automaticamente e inconsapevolmente accetti i benefici e gli obblighi del governo americano e i privilegi che la costituzione americana ti assicura tutto molto eccitante nel frattempo inizi a documentarti leggi autori che hanno scritto libri sulla storia dell'America vedi video su YouTube e scopri cose strane quasi impossibili da credere fai 2 più 2 e realizzi che c'è qualcosa che non torna vediamo due esempi 1. la doppia cittadinanza il 9 luglio del 1868, dopo la guerra civile, nella Costituzione degli Stati Uniti fu aggiunto il quattordicesimo emendamento che nella sezione 4 dice la validità del debito pubblico degli Stati Uniti non è... Con questo emendamento, chiamato appunto istruzione dopo la guerra, si intendeva confermare che il debito pubblico doveva comunque essere onorato dalla cittadinanza a fronte della bancarotta. Questa fu la prima bancarotta. La seconda fu nel, quando fu costituita una nuova società chiamata United States Inc. Ovviamente i banchieri internazionali finanziarla si vogliono coprire le spalle inserendo la sezione 4 cosa vuol dire questo in relazione alla doppia cittadinanza vuol dire che accettando la serie responsabile del debito pubblico dell'italia e quello degli stati uniti doppia cittadinanza doppia fregatura quando mantieni la doppia cittadinanza ti fai carico di entrambi i debiti pubblici nazionali numeri digitali scritti nel computer che non hai creato tu e impossibili da estinguere, un completo artefatto, solo un folle potrebbe farlo, molte cose sono diverse da come te le presentano. Punto 2, rapporti con l'IRS, l'Internal Revenue Service, che è l'agenzia eh, preposta alla la, la raccolta delle tasse. Parliamo di tasso sviluppo della computerizzazione, se facilmente rintracciabile dall'Internal Revenue Service, entità non tiva con sede a Porto Rico, delegata alla riscossione delle tasse. L'Internal Revenue Service fu creata inizialmente con un altro nome il 1 luglio del 1862. Poi cambiato in Internal Revenue Service nel 1918, dopo la prima guerra mondiale, quando il governo aveva bisogno di soldi e introdusse il sedicesimo emendamento. L'Internal Revenue Service non lavora per il tesoro americano, ma per la Fed, la Federal Reserve System, e tutto è regolato dalla legge. Non trovate questo molto strano? Il futuro sarà tutto computerizzato. I soldi saranno registrati in un microchip sottocutaneo o nel cellulare come avviene oggi in Cina, quindi sarà sempre più difficile evadere i controlli e ci saranno sempre maggiori monitoraggi. Ti ho unito due esempi per informarti di due cose importanti ma sconosciute che accadono ai cittadini americani, ma in Italia è la stessa cosa. E gli italiani, furbini, tra virgolette, pensano di sapere, ma vivono completamente assorbiti nella Matrix, un mondo virtuale perfezionato nel corso dei millenni da linee sacerdotali di iniziati chiamati superiori o master invisibili e datate forse più di 8500 anni. Io spesso le chiamo anche le gerarchie perché è così che le chiama la Beli. Alice Beri. Gli americani non si, pre non si preoccupano, preoccupano più di tanto del debito pubblico, non sanno che l'Interna Revenue Service sia un'entità non governativa che non lavora per il tesoro, non sanno che la Federal Reserve è un circuito di banche private e non del governo, pensano che le tasse siano previste dalla Costituzione. Ma non è vero. Non esiste una legge che obblighi la persona fisica al pagamento delle tasse, non è prevista alcuna tassa sulle persone fisiche, ma solo sulle società. Poi non esiste nemmeno la legge. Come fanno a dirti che sei obbligato a pagare le tasse se non c'è una legge? È ridicolo. La disinformazione del sistema mediatico è assoluta e inaccettabile. La Matrix è disegnata apposta così per fregarti. I cittadini sono distratti e non curanti del bene pubblico. L'allegato di Aaron Russo a fine del volume 2 riporta la famosa intervista con Alex Jones, dove spiega molte cose sull'America. Quest'intervista è una primizia che è presente in versione integrale per la prima volta in italiano. Ho, anche da, da, ho trattato anche recentemente l'argomento in un video titolato Ricordando Aaron Russo e la Federal Reserve. Vi metto anche il link caricato sul mio canale, Massimo Michele Guerrieri di YouTube. E qual è la situazione in Italia? È molto diversa da quella americana? I padri costituenti, De Nicola, De Gasperi, Calamandrei, Terracini, Sara, Gatta Togliatti, Nenni, guarda caso, quasi tutti comunisti e probabilmente tutti massoni, non ho ancora ultimato la ricerca al riguardo, ma credo, credo che fossero tutti iniziati, nel 1946 hanno fatto lo stesso, anzi peggio, e in maniera più subdola. La Costituzione italiana all'articolo 1 dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Beh, come inizio potevano scegliere un concetto un po' più spiritualmente elevato, non trovi? Hanno mentito due volte sapendo di mentire. La prima volta dimenticando totalmente che da mondo in mondo... Secondo la legge naturale, uomini e donne in carne ed ossa sono composti da anima, corpo e spirito e che il lavoro, seppur necessario e nobilitante per l'uomo, ne rappresenta soltanto una minima parte nel processo di evoluzione coscienziale. La seconda volta, perché sapevano benissimo che l'Italia dal 1933 era una società privata e che noi siamo risorse umane umane e buone solo finché produciamo per i nostri proprietari. Poi ci si lamenta se le cose vanno male, come potrebbero andare diversamente? No, no, lo sapevano bene e non hanno avuto nessun timore a dirci la verità. Ce l'hanno messa sotto gli occhi con l'articolo 1, il cui vero significato è il seguente, questo l'ho letto anche la volta scorsa, lavoro uguale risorse umane, risorse umane uguale produzione. Produzione uguale guadagni per loro, guadagni per loro uguale schiavitù per noi, quindi debito. Pensa, è sbandierata come, come una delle migliori costituzioni del mondo. Sì, per le multinazionali e per le appartenenti al grande club, che vedremo più tardi. Come illustrato in precedenza, siamo stromen, uomini di paglia, soggetti inventati, creati dal nulla, entità fittizie, peccatori e debitori a vita. Cosa ci dice Morfeo? Cosa dice Morfeo a Neo nel film Matrix? Che siamo tutti schiavi, nati in catene, siamo nati in una prigione che non ha sbarre, che non ha muri, che non ha odore, una prigione per la nostra mente. Nessuno di noi è in grado purtroppo di descrivere Matrix agli altri. Dovremo scoprire con i nostri occhi che cosa è questa frase significativa che ognuno di noi deve fare, significa che ognuno di noi deve fare il proprio lavoro su se stesso. Inutile dire, oh no, sai, mi tengo informato ascoltando i canali alternativi. Sì, è cosa utile da farsi, ma non è sufficiente. È solo intrattenimento alternativo al mainstream. Il vero cambiamento inizierà nel momento in cui ti sbarazzerai una volta per tutte della TV il diavolo che tieni nel salotto. Tutto parte da questo atto di volontà. Buttala fuori dalla finestra oggi stesso. L'obiettivo primario di questa trilogia è proprio questo, un atto concreto e fondamentale per determinare il cambiamento desiderato. Gli scienziati ci hanno definito Homo sapiens sapiens, scritto due volte. Sapete cosa vuol dire sapiens in latino? Vuol dire saggio, sapiente. Alla luce di quanto letto sopra, la definizione migliore sarebbe forse quella di Homo stultissimus, stolto due volte. Dobbiamo essere consapevoli, come dice Jordan Maxwell, la maggior parte delle cose che sappiamo sono false. Non scoraggiamoci, ma dobbiamo essere consapevoli che la strada da percorrere se vogliamo migliorare le cose è lunga e in salita quindi cosa dire dopo le letture fatte sino ad ora chi tira i fili del nostro destino il vaticano la massoneria i sionisti e chi c'è dietro al nuovo ordine mondiale come abbiamo visto questi gruppi hanno estrazioni molto diverse per quello che mi riguarda questa domanda non c'è risposta e non ci sarà mai il mondo in cui viviamo si basa sulla dualità quindi è presumibile pensare che che quella di oggi sta la lotta tra il bene e il controllo delle terre, delle carni e delle anime, la stessa che è andata avanti per millenni nella storia. Questa per noi è soltanto un'esercitazione mentale, niente di più. Nessuna conclusione raccomandata o necessaria. Siamo all'inizio del viaggio. Mi chiedo soltanto se, dopo quello che abbiamo letto, ha ancora senso parlare di democrazia, di diritti e di libertà. Abbiamo visto che cosa succede con l'emissione delle varie bolle papali, e dei trust o fondi fiduciari e quello che succede alla nascita con la creazione del titolo venduto in borsa che crea ricchezza loro e non un centesimo per noi. Il debito pubblico aumenta e noi siamo responsabili. Pensi di possedere il tuo nome e di essere tu, ma non lo sei. Compri un'auto, una casa e pensi di essere il proprietario? Invece no. Ne hai solo l'usufrutto, la usi, ma non è roba tua perché appartiene ad un trust o fondo fidu fiduciario che non appartiene a te. Tutto questo avviene a tua insaputa. Sono cose ancora segrete, di non si deve parlare. Sai qual è il dramma? Il dramma è che quando chiedi spiegazione al tuo legale, come ho fatto io, ti guarda e ti prende per scemo. Ma qui lo scemo chi è? Io o lui? Molti di loro non sanno nemmeno cos'è l'UCC o la legge marittima. Non bisognerà mica essere ammirali di Vascello per conoscerle. Fai un'indagine per tuo conto, chiedi al tuo avvocato e commercialista se conoscono quanto presentato in questo capitolo e fammi sapere, sono a disposizione. Ora, in questo contesto, come si può continuare a parlare di democrazia, sovranità, libertà e diritti? Scusate, ridere. Eh, quelli che vanno in televisione fanno ridere quelli che vanno in televisione dicono riprendiamoci la nostra sovranità monetaria ma questi esperti economisti giornalisti professori universitari avvocati eccetera queste cose non le sanno credo che alcuni giudici e magistrati le sappiano ma non le possono dire gli altri addetti non ne sanno niente e la cosa è gravissima e che, non le, e, e, che non, e non le sospettano nemmeno, e non sono nemmeno interessate a conoscerlo. Questo è il vero problema. Vedi, questi sono gli effetti della matrix del controllo mentale, che in questo caso hanno funzionato benissimo. Fermo qui per il momento. Hai domande? Sì, mi sono annotato due domande di alcune cose che hai detto prima. Allora, tu anche nelle puntate precedenti eh, hai sempre detto di fare domande giuste. Secondo te un consiglio per chi ci seguirà, quali potrebbero essere queste domande giuste da porre? In che contesto? Riferendosi a cosa? A tutto questo che c'è dietro, insomma, a tutto quello che tu hai detto fino adesso, tu ci dici sempre di, dire, di fare le domande giuste per scoprire un po' i cardini di alcune verità, quindi di non fare domande stupide o comunque di cercare in qualche modo di interagire con un'altra persona, tu dici sempre... Quale so di fare domande giuste, quindi quali potrebbero essere queste domande da porre su questi temi in modo concreto? Cioè, non è per me, diciamo un Guarda, po'... Guarda, le, do le, 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 le domande giuste, ehm, in, 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 sem in semplicità, sono proprio quelle questioni che noi dovremmo chiedere col punto interrogativo e che non chiediamo, qualsiasi cosa cioè a fare domande a me tante volte la maestra io ero un rompicoglione a scuola perché facevo domande, facevo troppe domande e tante volte loro non avevano la risposta e Si incazzavano? Ma eh, scusa, ma se non fai domande, non, non, non capisci il concetto. Non vuol dire che c'è qualcosa nella spiegazione della maestra. Non, non sono il maestro che non è stato chiaro, e quindi ti sei portato a fare una domanda per, capito, per poi capire bene me, meglio le cose, ecco. Fare domande bisogna un po' essere un po' rompicoglioni, purtroppo. Mi dispiace dire queste cose. Allora, allora loro quando argomentano certe situazioni. E cambierebbe l'atteggiamento, sarebbero molto più attenti a argomentarle in una maniera piuttosto che con un'altra, perché dopo potevi fare la domandina, li freghi, li metti in difficoltà. Invece, eh, siamo io, lo vedo anche dai social media. No, siamo una società. Hanno creato una matrica: hanno creato una società di ascoltatori, ma di non pensanti, ascolti si ascoltano, ascoltano, ascoltano e poi fanno pasta in copy, cioè prendono la notizia, non la verificano nemmeno e la postano su internet che è una grande bufala. Io non so più come fare. L'unica cosa, purtroppo, a malincuore che ho fatto con alcuni, a un certo punto li ho dovuti cancellare. perché Bisogna utilizzare anche social media in maniera intelligente. Eh, prima di postare una cosa, bisogna verificarla, bisogna controllarla, bisogna cercare di fare il possibile. Di creare la consapevolezza che non si può basare su delle stupidaggini che girano in rete, perché quelle sono, 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 sono bugie, no, sono cose, sono, è tutto intrattenimento. Non so se ti ho dato la risposta, però assolutamente d'accordo. No, ti ho fatto questa domanda da, per dare un input a chi ci ascolterà, non certo che serviva a me, però sono sì, anche sì, no, d'accordo con te perché anch'io ho questo problema, diciamo, sui social. Eh, fanno un copia e incolla, non vanno a approfondire se la cosa è vera o meno. Comunque, se tu gli dai un input, no, eh, protestano a oltranza senza sapere neanche di quello che stanno parlando, cioè non vanno poi a confrontare se quello che tu gli dici sia vero. Loro ripetono a pappagallo, come hai detto tu, link che non si sa da dove vengono, dichiarazioni così e fanno poi comunque. Eh, Trancono poi le conclusioni errate. Senti, io ti vorrei fare un'altra domanda. Tu hai prima detto delle connessioni degli Stati Uniti con diciamo, l'Italia. Io ti, mh, seguendo anche altri ricercatori, ti volevo fare una domanda di come la vedi tu del CFR a Roma, che è vicino al Parlamento, una delle sedi del CFR, che peso ha nella politica italiana, secondo te? Allora, affronteremo questo argomento nel, nel prossimo capitolo in maniera cioè, molto esauriente, immagino no? perché questo autore parla proprio dei media dell'influenza dei media, del CFR e non a caso il capitolo è, 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 è intitolato gli Illuminati e il Council on Foreign Relations no? sì. eh, presenterò un, 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 un comitato che è quello europeo addirittura no? è l'equivalente che c'è in America è quello europeo che è presente in tutti gli stati e naturalmente sarà presente anche in Italia e hanno un'enorme influenza molti Presento anche molti membri italiani, no? molti giornalisti e politici che ne fanno parte. Eh, ecco, quindi ne parleremo, se ti dispiace, ecco, ho oh no, dato la risposta, ne parleremo in maniera insomma più completa la prossima volta. Perfetto, puoi andare avanti, grazie per risposte. risposta. Benissimo, prego, ci mancherebbe. Allora, poi qui c'è una, un, un, una parte in cui io... Uh, elenco, faccio l'elenco di tutta una serie di dichiarazioni molto importanti che, di, di, di personaggi famosissimi che parlano del nuovo ordine mondiale. Eh? Però adesso non posso leggere tutto, vado alla sezione successiva, che nella quale io sono alla, sono alla fine praticamente della presentazione eh, di questa sezione, no? quando poi ho fatto le puntate con Obaldo Croce e faccio tre domande finali. No? Allora, la prima domanda... Nel, nel primo punto è che chiedo, ma insomma, eh, chi sono gli anglosassoni? No? se io ti chiedo chi sono gli anglosassoni, allora, magari hai letto tutto, lo sai. In linea di massima, si pensa che siano eh, soggetti persone che vivono in Inghilterra. In effetti, eh, eh, anglosassoni è un termine che designa tre tribù principali germaniche che dalla Germania si sono trasferite in Inghilterra in varie zone. E questo l'ho precisato come curiosità, tutto qui. L'ho anche precisato perché poi, siccome esiste in rete un gruppo anglosassone molto famoso, collegato probabilmente anche al gruppo 666, famoso dei de, de protocolli di Toronto, tutti questi gruppi potrebbero essere in collegamento con la Pilgrim Society di cui parleremo nella City di Londra, di cui parleremo successivamente. Poi la seconda domanda è quella appunto che cosa succede il 27 giugno del 1961, di cui parleremo dopo. E poi c'è anche una terza domanda che la leggo, perché anche questa è una curiosità. Insomma, dice. la terza domanda dice: il 12 aprile il giornalista Franco Bechis, direttore del Tempo, pubblicò su Facebook un video che condivisi e commentai. Da me contattato, mi rispose che si trattava dell'articolo 15 del decreto liquidità ma non sono riuscito a trovarlo nella Gazzetta Ufficiale. In diretta chiesi la collaborazione degli ascoltatori per chiarire se ciò che ho rilevato fosse vero. Sarebbe stato veramente grave al punto 2, infatti si legge al fine di con eh, contrastare l'esigenza da Covid-19 e mantenerne gli effetti negativi sino al 31 dicembre del 2021. Non ci fu nessuno che riuscì a recuperare quel decreto nella settimana successiva. Eravamo in aprile, all'inizio della pandemia. Spero che il demonio se la porti via. E come un grande, con grande dispiacere ti dico che la data del 31 dicembre del 2020 era probabilmente corretta. Anche il prossimo anno sarà un anno di sofferenza, anzi, continuerà fino al 2025 tratto l'argomento vaccinazioni con aggiornamenti vari nella serie intitolata Il piano B viene via con me, che trovi sul canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, in particolare la puntata 5, poi tratterò anche il discorso Covid nel capitolo 9, che vedremo poi successivamente. Incredibilmente Franco Becchis commentò il decreto co contestandone la forma ma not non notò la data del 31 dicembre 2021. Non è strano? Ma per chi lavorano questi giornalisti? Una ah, curiosità, ve l'ho letta. Adesso iniziamo a leggere la quarta parte che dice parliamo degli Illuminati Per concludere questo capitolo ripartirò dalla seconda domanda che ho letto a fine della terza parte a quanto successe nel giugno del 1961 per affrontare uno degli argomenti più importanti della trilogia, quello degli illuminati, mi avvalgo di un video dell'amico australiano Franco Collins del maggio del 23 intitolato L'ascesa del nichilismo. Qui poi metto anche il link. Infatti l'evento segreto del 1961 e gli illuminati eh, potrebbero essere strettamente collegati. Nei paragrafi successivi continueremo il nostro viaggio a 360 gradi alla scoperta del misterioso nuovo ordine mondiale. Sentiamo cosa ci, ci dice Franco Collins, che ricordo è un autore australiano, nipote di Gerald o. Collins Che vedremo poi in maniera dettagliata nel, nel capitolo 10, il pentagramma segreto. È un gesuita all'interno del Vaticano, di elevatissimo livello, quindi è la sua fonte eh, di tutte queste informazioni che ci dà. È per questo che l'ho selezionata, è altamente attendibile quello che dice. Gli hanno chiuso il sito diverse volte, capito, insomma, so solite cose. Allora, dice, gli illuminati furono fondati da Adam Weissau in Germania il primo maggio del 1776 e qualcuno giustamente può arguire che esistessero già prima anche sotto altro nome e che naturalmente ci fossero delle strette connessioni con, con il modello dell'ordine dei Gesuiti che infatti erano stati smantellati dal Papa tre anni prima. Io quindi, tra parentesi dico, con il Dominus ac Redemptor, la bolla quella lì. Del 21 luglio 1773, Papa Clemente XIV soppresse la Compagnia di Gesù, poi reinstaurata nel 1814 da Pio VII. Consideriamo, questo, consideriamo in questo momento gli ultimi 50 anni e chi sono gli illuminati ai nostri giorni. Nel 1961 ci fu un evento straordinario che interessò la riorganizzazione della Costituzione e regole dell'Ordine dei Cavalieri di Malta e di Rodi e di Giovanni. Sul sito ufficiale dell'Ordine di Malta la definizione completa è Ordine Militare Sovrano Ospedaliero di San Giovanni, di, di Giuseppe, di, scus, scus, di Gerusalemme, di Rodi e Malta. E cosa accade nel 1961? Per la prima volta accade un evento realmente sconvolgente quando parliamo di cosa sono gli illuminati. In quell'anno si ha la fusione degli ordini cattolici con quelli protestanti, così che dei protestanti e dei cattolici si riuniscono in una struttura unica che comprende anche le logge ebraiche che avevano un'organizzazione piuttosto blanda. Quindi abbiamo che l'elite del cattolicesimo, delle varie forme di prostantesimo, dell'ebraismo si riunirono in una struttura unica, perfino con le logge e le delle famiglie musulmane più importanti del Medio Oriente, tutte sotto lo stesso tetto. Quindi per la prima volta nel pianeta... Assistiamo alla costituzione di una costituzione di ordini e regole in cui cattolici, protestanti, ebrei e musulmani diventano una entità unica. Nel documento di cui sto parlando e che potete scaricare da molti siti internet, si vede che questa entità, che più semplicemente possiamo chiamare i Cavalieri Sovrani di Malta, ha tre classi: la prima, la seconda e la terza, appartengono alla terza classe. Generali, politici stimati, artisti di fama, vincitori di premi Nobel, che sono quasi tutti iniziati, capi dei servizi segreti e uomini d'affari e industriali. È questa la terza classe degli Illuminati. La seconda classe è riservata solamente ai capi monarchici, re e regine, imperatori e sceicchi. Assenti un po'. I membri della terza e della Seconda classe, per diventare membro, ricordo che questo è un ordine: devono fare un giuramento sacro, solenne e assoluto. Attenti, bene, a termine: assoluto all'ordine. La classe tre, è un ordine religioso e militare. Quindi, per entrare, fare un giuramento sacro e assoluto ad entrambi gli ordini, quello religioso e quello militare. E leggendo attentamente la Costituzione si può intuire da chi è costituita questa classe. Scritto nero su bianco. è costituita dalla parola. Non c'è bisogno. Adesso vi faccio vedere questa immagine qua. Eh? Questa è l'immagine di Gesù. Siete? E non appare niente Massimo. Aspetta, un attimo di tranquillità. Non... Speriamo faccio... e eh, si rilancia adesso si riapre per bene ecco. Adesso dovrebbe comparire. Vediamo un po' se ci si vede adesso. Carica per cortesia. A me non mi appare niente, però tu sei abilitato a metterle come la prima volta, devi andare su condividi schermo, se ti ricordi. Ah, perdonami, è, co perdonami, è colpa mia. Perdonami, perdonami. Ecco, adesso. Si sti... vede adesso, no? Eh. Ecco, per perdonatemi, perdonatemi, è colpa mia. Sì, sì, ho fatto il lavoro a metà. Benissimo, allora, eh, ce l'abbiamo fatta, visto? Allora, uh, questo è il, il logo, no? De dei gesuiti. Vedete con la scritta in centro IHS, poi lo vediamo dopo. Semplicemente descrivo un ordine al quale non hanno lo stesso giuramento, ma devono vivere in modo. I membri devono prestare sacro giuramento a povertà. Non c'è nessun altro ordine che abbia gli stessi requisiti. Da questo si desume che sono loro della seconda terza classe approssimativamente parte da semi membri nel mondo come artisti, scienziati, politici uomini d'affari, militari e religiosi all'interno della struttura degli Illuminati dal 1961 ci sono due ruoli per ma Matthew Festing e che dall'8 novembre del 2000 è il nuovo luogotenente Fran Marco Zago, il Gran Maestro e appunto questa, tutta la figura pubblica, ma c'è anche il decano, chiamato anche Grande degli Ospitalieri, che rappresenta quella parte dei cavalieri di Malta che si unirono nel 1961 con gli ordini. Di... Sul maggio, la posizione degli Ospitalieri è occupata dalla Regina II. Regina Elisabetta II, siamo nel 2013 e siamo nel 2013, e non ho potuto appurare se ricopre ancora questa carica. Metto io tra parentesi: quindi, quando si parla di Illuminati, parliamo delle tre classi di sopra: la terza classe e la classe più numerosa. Io poi, a fine capitolo, metterò. Insomma, un link, no? Proprio tutto il nome, no? tutto l'elenco dei nomi che ho trovato su internet su questo sito. Mi sembra abbastanza affidabile. Ecco, nomi abbastanza abili, li ho controllati per quello che, per quello che ho potuto. Eh? quindi ci sono, ovviamente, que trovate quelli della seconda classe. Vediamo, ovviamente, quelli, quelli della perché secondo, oh, appunto, sarebbero gli eh, stessi, ovviamente. Continua a leggere. Eh, qui sotto faccio vedere la, qui sotto vedi la foto del Monsignor Gian Lafitte, che, cari, che, che è in carica dal 4 luglio del 2015. Eh, ad esempio, tutti gli ex degli Stati Uniti sono stati Cavalieri di Malta. Il presidente Obama sarà ufficialmente riconosciuto Cavaliere a fine mandato. Abbiamo visto la seconda classe con la nobiltà, re e regine, e la prima con i gesuiti con circa 23.000 membri, quindi i Gesuiti veri sarebbero 23.000 membri nel mondo. Eh? E questa è la struttura degli illuminati moderni, dice Collins, con un totale di circa 50.000 membri. All'interno dell'ordine ci sono due ruoli, uno pubblico come abbiamo visto il Grand Master e uno privato, poco in vista, che ha il ruolo di guida spirituale. E non deve sorprendere se invece di essere un generale questo luogo questo ruolo è occupato da un insegnante universitario universitario è il prelato sia il grand Master che il decano degli ospedalieri si confessano dal prelato dell'ordine monsignor lafitte che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima è il più potente e capo indiscusso degli illuminati del mondo quindi secondo collins gli illuminati, come li classifica loro, non sono gestiti, diciamo, guidati da un generale, il, il Papa Nero, ma addirittura il, il Monsignor Lafitte, il decano, avrebbe più potere decisionale del, del, del Papa Nero. È insegnante, guida, filosofo, teologo e per l'elite è colui che è in cima alla gerarchia. È un titolo privato, riservato, un titolo onorifico assegnato a colui che ha riconosciuto i meriti nell'insegnamento e anzianità nell'ordine. Credo che rimanga in carica fino alla morte, contrariamente a ciò che avviene eh, per le altre cariche che rimangono in carica cinque anni o più. Quindi è qualcuno che ha ricoperto ruolo, ruoli ad altissimo livello come preside di università cattoliche nel mondo, è un teologo e ovviamente deve essere un gesuita. Colui che ha queste caratteristiche non rappresenta solo la guida spirituale a capo degli illuminati, ma potrebbe avere anche il potere dell'imprimatur della Chiesa Cattolica, che, tra virgolette, ho scritto, parentesi scritto, autorizzazione papale creata nel 1558 da Paolo IV, che ufficialmente finì il 14 giugno del 1966. È necessaria per pubblicare libri. Ora che sia poi effettivamente finita la censura, io ci ce credo po'. Diciamo che hanno concesso di pubblicare qualche cosa in più. Uh, il magistero della Chiesa Cattolica si impersonifica in questo insegnante e in questo ruolo: lui ha l'autorità per bloccare persino la pubblicazione di un documento del Papa. Sì, c'è qualcuno. In quel ruolo e chi è più potente, eh, uno dei, dei più potenti uomini al mondo e nessuno lo conosce. Lo puoi incontrare al caffè e sul treno e non lo riconosci perché non è un personaggio pubblico. Personaggi pubblici, come politici, re. I regini, i capi di servizio, così come i militari hanno grandissima influenza e comunque tutta questa gente potentissima nella piramide riconosce al prelato dei sovrani e dei cavalieri dell'ordine di Malta il ruolo di insegnante, di guida spirituale e rispetta la tradizione che rappresenta. Ed è stato per l'intervento del Monsignor Jean Lafitte che si sono verificati certi eventi interni che hanno portato eh, Papa Benedetto a dimettersi. Gli è stato chiesto di dimettersi da parte e lui ha accettato. E questo ha rappresentato un cambiamento incredibile. È successo la prima volta nel 1295, io vi ricordo Celestino V, colui che fece il gran rifiuto, Papa Benedetto sotto pressione, non ha lasciato il PAP per una regola ci sono state molte altre ragioni e qui finisce l'intervista di O'Collins sotto io per curiosità anche per i ragazzi giovani soprattutto, ecco faccio vedere questa immagine, si vede? sì ecco allora qui vedete i cinque ordini principali dei cavalieri eh? dalla sinistra abbiamo i cavalieri del Sansepolcro gli ospitalieri i templari i cavalieri di Santiago e i teutonici. però come vedi hanno diversi tipi di croce e studiando queste croci analizzando la loro storia vedendo i simboli delle varie nazioni si possono capire tante cose legate alla storia recente molti degli storici accademici sanno queste cose ma non le insegnano a scuola perché? Ritorneremo a parlare della croce di mano nel capitolo 6, intitolato eh, JFK e il nuovo ordine mondiale. Quando scopriremo una croce utilizzata come messaggio subliminale nascosto in un cassetto in un celebre film di Clint Eastwood, Anch'egli, con molta probabilità, Cavaliere di Malta. Hai una domanda da farmi? No, oh, ecco, come tu hai appena detto, su. Di controllare i simboli, infatti, questi simboli li troviamo in molte bandiere di nazioni. Quindi, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, occhi okay, i simboli, soprattutto negli edifici, o comunque nelle bandiere delle nazioni, perché è lì è, è nascosto uh, l'indizio, diciamo. No? Come abbiamo detto nelle precedenti puntate. Allora, io nel, nel libro Uh, presento due articoli molto interessanti e, uh, il primo, due paragrafi uno si intitola Il nichilismo e l'altro Il sorgere dei nichilisti però adesso non c'è tempo per leggerli voglio leggere altre cose l adesso parliamo un po' di Lucifero eh? ho speso un bel po' di tempo durante tutta questa ricerca per capire eh, al, al meglio veramente chi è questo Lucifero c'erano molte cose che non mi, non mi tornavano allora, il capitolo. questo capitolo qui si intitola, questo paragrafetto qui si intitola Lucifero, eh, l'IHS che abbiamo visto nell'opera prima dei de, de Gesuiti e Roma. Franco Collins continua dicendo, per quello che mi riguarda Lucifero, eh, scusa, per quello che riguarda Lucifero, questa parola descrive una divinità mitologica che dal tanto dopo Cristo... Eh, è parte della fede chiamata giu edism, il giudaismo. Dal momento che non c'era la J in latino, successivamente è in I e poi G. Se cerchi nel dizionario sotto la voce Giudaismo, scopri che Giuseppe, tra parentesi ho scritto, si riferisce allo storico Giuseppe Flavio, di cui Mario Bellini ha parlato più volte, fu un adepto al culto di Baalamon. Tra parentesi, ho scritto il re degli dei, conosciuto come capo del Pantheon di Cartagine, e dio dei Fenici. Questa filosofia fu prontamente creata dopo la distruzione del tempio di Mitra nella Giudea nel 69 d.C. Scrivo: Credo che si riferisca al tempio della città di Cesarea, ricca e cosmopolita capitale della provincia romana della Giudea. Così, Lucifero fu il nome dato a. All'imperatore di Roma come salvatore della città, e questa è l'origine della parola Lucifero: quindi, Lucifero è sempre stato il canto del giu gi giudaismo. Giuseppe, scrittore delle guerre giudaico, era uno storico ebreo romano del primo secolo nato a Gerusalemme, allora parte della Giudea romana, da, da padre di discendenza della linea sacerdotale e da madre che discendeva dalla dinastia reale degli Asmonea e precedentemente al potere. Quando Vespasiano divenne imperatore nel 69 d.C., gli concesse la libertà e Giuseppe prese il nome della famiglia dell'imperatore Flavio. Lucifero era il simbolo di Roma e Vespasiano era venerato come Lucifero in quegli anni. Poi crearono un nuovo simbolo per rappresentare Roma, tieni presente, che quando il Tempio di Mitra fu completamente distrutto dai Nazareni nel 69 d.C. Sì, venne distrutta completamente la fiducia delle milizie romane, perché queste erano lì per proteggere Mitra e i suoi tesori. Perché credi che ci fossero 30-35 mila legionari nella Giudea? Questo vuol dire qualcosa, ci deve essere stata una rivolta feroce in quell'area. In ogni modo, il primo nome è stato Lucifero. Poi scelsero il simbolo del sole con le tre lettere IHS, che ora sono nel simbolo dell'ordine dei Gesuiti. Ma originariamente era il simbolo di Lucifero, il cui culto fu venerato a Roma dal 70 d.C. fino al 120 d.C. Ora continua l'attore dicendo: Il vero significato delle tre lettere in latino non è Jesus Hominum Salvator. Gesù Salvatore dell'umanità, dell come, come comunemente creduto, ma in victus uius signum, il segno invincibile di costui o il suo segno invi invincibile. Tutto un altro significato. Da Wikipedia leggo, anzi guardate, vi faccio vedere subito un po' di immagini, allora questo è il simbolo che abbiamo visto dei gesuiti. Eh? E questo, lo vedete? È il simbolo di Papa Francesco in cui al centro c'è il simbolo dei Gesuiti. Vedete? Eccolo qua. Poi vi faccio vedere adesso questa statuetta piuttosto curiosa. Allora, questa è la statuetta del Sol Invictus che si trova al Museo Archeologico di Milano. Vorrei farti notare la posizione del braccio. Noti niente di strano? Che cos'è? Un saluto? Sarà mica un saluto tipo il saluto fascista o quello nazista. A dir la verità erano pressoché identici. Com'è possibile? Ebbene, è molto probabile che sia proprio così e lo hanno adottato era perché c'era una buona ragione, non l'hanno di certo inventato loro, ricorda, ricorda nella simbologia, non si inventa niente, è già tutto scritto. Andiamo all'immagine successiva. Ricorda Scusi, anche la, ancora la strada della libertà. Ricorda anche la strada della de libertà, Ma magari un giorno ne parliamo, non l'ho trattata nel libro La strada della libertà, però credo abbia capito chi, che cos'è La strada della libertà. Prima di tutto si chiama in, in inglese, eh, si chiama The eh, eh, Liberty Freedom, Liberty non ha lo stesso significato di eh, eh, statua, Li, di, di stato liberty. non ha lo stesso significato la parola liberty della parola libertà. Eh? Non so se è una libertà condizionata. Probabilmente sai, farmi notare. è già successiva la stato libertà? Perché se tu sai, io ho fatto delle piccole ricerche, ma probabilmente te lo sai. E la Statua della Libertà era già presente è comunque presente sia um, nel Duomo di Firenze e nel Duomo di Milano quindi già c'erano delle copie precedenti alla Statua della Libertà, quella americana quindi anche lì diciamo vediamo. No, io questo non perché, lo sapevo sì, se tu vai non a vedere di la Statua della Libertà a Milano e a Firenze digiti su Google, ti apre l'immagine delle vecchie basiliche di Milano e di Firenze dove c'è la Statua della Libertà in miniatura che è molto precedente a quella americana è uguale, identica? Sai Che è stata commentata, vero? chi è stata eh, Questo non lo ricordo. Dalla massa francese. Vediamo adesso un po' questa Lucifer, che cos'è? Uh, Lucifer è la casa esoterica fondata da Alice e Fo Foster Bailey, si chiama Lu Lucis Trust ed è la casa editrice delle Nazioni Unite, pensa un po' te. Uh, quella che vedi sulla destra, quella successiva, eccola qui, un'altra curiosità, è un'altra foto in cui vedete il telescopio ufficiale del Vaticano in Arizona, chiamato curiosamente Lucifero. Nella foto di sotto c'è la famosa sala di meditazione, eccola qua, la vedete, no? Sala di meditazione alle Nazioni Unite a New York, dedicata a Lucifero. Come vedete, sono tutte cose pub pubbliche conosciute, ce le metto, ma noi le vediamo. Cosa disse l'illuminato Goethe, eh, il famoso poeta tedesco, al proposito? Niente più difficile da vedere con i propri occhi di quello che si ha sotto il naso. Adesso ritorniamo al culto di Mitra. Ho trovato una cosa molto importante, uh, importante. Manfred De Klaus, professore di storia antica alla Libera Università di Berlino, afferma: i misteri Mitralici non avevano cerimonie pubbliche proprie. La festa di Natalis Invicti. La nascita del non vinto si teneva il 25 dicembre ed era la festa del sole. Quasi, eh, quasi nessuna scrittura mitraica o racconto di prima mano dei suoi rituali, rituali talmente segreti sopravvive oggi perché erano tramandati oralmente, dico io. Vi furono sette gradi di iniziazione al mitraismo. Sette gradi di iniziazione, eh? Al mitraismo elencati da San Girolamo, il numero doveva essere collegato ai pianeti in ordine di importanza, dal basso verso l'alto. Abbiamo Saturno, oscuro pianeta, narrato dagli ebrei, che si contrappone sole, al sole. Vedete che il dualismo è sempre. Dopodiché, abbiamo Luna Giove. Ma oggi queste nozioni sono di dominio pubblico, ma all'epoca non avevano telescopi, come facevano a sapere dell'esistenza dei pianeti a metà ordine di importanza così come lo hanno fatto? Non a caso anche San Girolamo parla di rituali altamente segreti con se sette gradi di iniziazione al culto di Mitra. Forse si riferiva a quei segreti che fanno parte Parte dei mandati sino ad oggi. Allora il mitraismo era un culto esoterico in gione pagana e non aveva niente a che fare con la spiritualità. Che la spiritualità delle chiese di oh, esoterici iniziatici antichissimi sembrerebbe proprio di sì. E la fede in Dio come si spiega e che posto ha in tutto questo? Tutte queste sottigliezze, gli studiosi accademici non le colgono. Io stesso le ho apprese facendo questa ricerca. Incredibile. Hai domande? No, no. Andiamo avanti. In conclusione, le religioni non sarebbero altro che una derivazione del culto del sole. Che infatti è presente in tutte le culture, dal già al sud, dall'Africa al sud, dall sud dell'America. E Jordan Maxwell conferma questa ipotesi. Ritorneremo sull'argomento nei capitoli successivi. Qui c'è un altro bel capitolo da leggere, ma non c'è tempo. Ah, su questa tua conclusione, volevo ricordare gli uh, spettatori che, se non ero nella prima puntata, abbiamo proprio parlato di un video documentario degli anni, fine anni '90 che era intitolato Z, un, un documentario di alcuni eh? tedeschi. Che proprio che parlava di mh, delle regioni che non sarebbero nient'altro che una direzione del culto del sole. Quindi magari dopo mettiamo anche questa volta il link come l'abbiamo messo l'altra volta e possono andare diciamo, a ricercare qualcosina anche in quel vecchio documentario. Benissimo, benissimo. Allora, andiamo a leggere una dichiarazione piuttosto importante, anche se criptica, eh? perché questi, questi autori naturalmente scrivono in inglese, tante volte come succede in italiano, un po' arcaico, un po' dif difficile anche da capire. Comunque ve la leggo perché è molto importante, è considerata una delle più importanti. La successiva citazione proviene dal massone Manly P. Hall, trentatesimo grado di rito scozzese, a mio avviso, il più grande letterato, filosofo, esoterista e storico del XX secolo. Forse fu assassinato. Dice, quando il massone apprende che la chiave del guerriero nel blocco è la corretta dinamo del potere vivente, allora ha imparato il mistero della sua arte. Le energie ribollenti di Lucifero sono nelle sue mani. E prima che possa avanzare e salire, deve dimostrare la sua capacità di applicare correttamente questa energia. Uno lo può interpretare in tante maniere, questa qui che ve l'ho detta. Albert Pike, il gran pontefice, del, pontefice dell'antico accettato rito scozzese della massoneria, parlando ai 23, ai 23 consigli supremi, disse: poi tanto ne riparliamo dopo, eh, di Albert Pike. State bene, attenti a quello che vi leggo qui. Eh. Ciò che dobbiamo dire alla folla è che noi adoriamo un Dio, ed è un Dio che adoriamo senza superstizioni. A voi sovrani generali lo diciamo, e potete ripeterlo ai fratelli del 32esimo, 31 e 30 grado. Senti, non dice a tutti i massoni. La religione massonica dovrebbe essere da parte parte di tutti noi iniziati degli alti gradi mantenuti nella purezza della dottrina luciferina se Lucifero non fosse un dio adonai le cui azioni scusate Adoro. se Lucifero non fosse un dio adonai le cui azioni dimostrano crudeltà perfidia e odio per l'uomo barbarie e repulsione per la scienza i suoi sacerdoti lo calunnierebbero? Sì, Lucifero è Dio, fortunatamente Adonai è anche Dio, poiché la legge eterna dice che non c'è luce senza ombra, nessuna bellezza senza bruttezza, nessun bianco senza nero, poiché l'assoluto la, può esistere solo nella doppia deità. L'oscurità è necessaria perché la luce serve la, come il, il piedistallo è necessario per la statua e il freno per la locomotiva pertanto la dottrina del satanismo sia, e la vera e pura religione filosofica è la credenza in Lucifero uguale ad Adonai Lucifero, Dio della luce e Dio del bene sta lottando per l'umanità contro Adonai il Dio dell'oscurità e del male quindi io faccio solo questo commento e dico quindi quando si va in chiesa, o comunque coloro che vanno in chiesa e che preano, pregano e fanno meditazione fanno tutte queste cose qui, la riflessione è quella di stare attenti, siccome quando si prega si fa un'invocazione, no? sostanzialmente la preghiera è un'invocazione, bisogna stare attenti a chi si manda l'invocazione, dobbiamo eh? mandarla a Dio giusto, stiamo attenti. E ancora dice in un'altra citazione Pike, Lucifero, il portatore di luce, Nome strano e misterioso da dare allo spirito delle tenebre. Lucifero, il figlio del mattino, è lui che porta la luce con i suoi splendori intollerabili, acceca le anime de deboli, sensuali ed egoiste, non ne ho dubbio. Qui è proprio convintissimo che il dio da venerare sia Lucifero. Ne parleremo anche successivamente. Fra l'altro So, qui vi dico anche delle cose eh, lette eh, dal, dalla, ve le dico, dall'Apocalisse, capitolo, capitolo 22 del Nuovo Testamento, al versetto 15 si legge fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli latri e chiunque ama e pratica la menzogna. Questo è Gesù Cristo che ce l'ha con quelli del tempio. Eh? E da, nel, dal versetto 16 si legge: Io Gesù. Ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di David, di David, la stella radiosa del mattino. Ma nella Bibbia originale, qui la stella radiosa è stata cambiata, c'era scritto Lucifero, eh? questo l'ha fatto notare più volte nei suoi scritti, nelle Bibbie antiche, eh, Jordan Max, e c'era scritto Lucifer. Non c'era scritto la stella mattutina? Eh? Questo ve l'ho voluto mettere con questa precisazione. Inoltre nella Bibbia, Isaia 14:12 si legge: Come sei caduto dal cielo, o oh Lucifero, figlio del mattino, sei stata battuta a terra e hai indebolito le nazioni. E mi fermo qui. Hai commenti o domande insomma riguardo a quello che abbiamo letto fino adesso? Domande? No, potevo fare una precisazione che adesso non ricordo adesso di quale dogma si, par si parlava, proprio con un amico ehm, mi fece riflettere su questa cosa che tu hai detto di Lucifero, che praticamente diciamo, è tutto il contrario di quello che ci hanno detto. Adesso non mi ricordo come si chiama il filone di questa, di questa tesi o comunque come si possa dogma. Eh, praticamente anche dice del serpente che ovviamente il serpente non è segno di male ma ah, dice anche di auspicio però queste non sono cose che ho approfondito però ritorno un po' al discorso che hai fatto diciamo il serpente Nakesh sarebbe il segno della conoscenza uno dei simboli del, del, dell'agnosi della conoscenza per quello che mi risulta a me quindi non è un segno negativo in sé eh? no, infatti lo dicevamo, non è quello che... Però, ti... che sui simboli? Ma vai, vai. Sui simboli bisogna stare attenti perché quello che conta è l'invocazione che è il simbolo, eh? Capito? Te puoi usare lo stesso simbolo e invocarlo per invocare un, un angelo o comunità positiva e usare lo stesso simbolo per invocare un'entità negativa, eh? Sì, sì, avevo sentito parlare di questo. Adesso andiamo avanti. Lo, lo vedete questo signore qui? Lo vedete? Sì. Questo signore bello seduto in poltrona. Parlava sei lingue. Un vero genio, ne parliamo successivamente. La cosa è che lo scorso anno, a seguito di, del, della protesta che ci fu a New York, eh, di cui parleremo anche successivamente, la razza legata agli incidenti, la, la sua statua fu di soneria, abbia permesso e probabilmente anche guidato la distruzione al pike, perché queste cose se succedono vuol dire che dovevano succedere in quella maniera lì, perché se no ci mettevano un cordone di polizia intorno, sarebbe ancora... Ora a che minuto siamo? Eh, 19 minuti della seconda registrazione. Ecco, adesso parliamo di un argomento molto complesso. Eh, cercherò di farlo più breve possibile. Si parla di grammatica. Questo signore qui si chiama Dente. Ed è stato, secondo me, un, un vero genio. Poi ha utilizzato la sua genialità a fare una cosa che magari lascia il tempo che trova. Secondo me, però leggo, uh, ora leggo un argomento che apparentemente sembri, non c'entri niente, ma poi capirai perché ho deciso di inserirlo. Parliamo di quantum grammar, la grammatica quantistica. Ti introduco per la prima volta in Italia un signore che si chiama David Will. Morto improvvisamente nel giugno del 2019. Per farla breve, lui ha dichiarato di essere stato rapito da entità all'età all di e portato su una navicella. Non messo in testa un casco, è rimasto un po' lassù, riportato giù, e da lì la sua vita è completamente cambiata. Era una persona che dormiva due o tre ore al giorno, anche tre. Possiamo dire che era un, al un altro Nicola Tesla, con fasciconi terrestri. Non so se quello che dice Chiara è vero o no. Anche per me è totalmente interessante. Il testo che seguo è stato tratto dal video che trovi a fine capitolo. Il dottor Miller dice, per coloro che non mi conoscono, io sono David Wynne Miller. Sono colui che ha inventato una nuova sintassi chiamata Quantum le Language Parts Syntax Grammar. Vivo a Milwaukee e sono stato promosso massone 92 92° grado quando, nel 1988, ho scritto l'interfaccia matematica di 5.000 lingue provando che le lingue sono un'eredità dell'algebra. Tra parentesi, ho scritto si riferisce al rito. Antico e primitivo di Memphis, un massonico di origine egiziana, fondato a Napoli nel settembre del 1881. Esso a 99,33 gradi come in genere il rito scozzese, no? Il primo Gran Maestro Giuseppe Bach, che era stato anche Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. E l'autore continua a dire: e questo nella scuola non era mai stato fatto in 8500 anni quando l'ho scoperto sono in grado di recuperare due terzi delle parole che erano posso scrivere la stessa frase con le due mani da sinistra e da sinistra a destra <coughs> ho dimostrato retti e trust e contratti <coughs> negli Ultimi 8 non è molto contento. Ho scritto le nuove costituzioni per le nazioni e tutti i paesi del mondo. Tutti noi abbiamo di avere età di scelta vita, ma non è così. La verità è che l'America, lui si ferisce state inc, è sotto un programma speciale di anni per la bancarotta interna programma speciale di 70 anni per quella internazionale. Le bancarotte controllano tutti i paesi del pianeta da 6500 anni. Tutte le nazioni lati dagli uffici postali, porti dai giudici, dai re, dai... regine. Questi direttori degli uffici postali che dirigono l'intero sistema, la 1500 anni. Possiamo risalire ai faraoni egizi e anche in natura. Ora vi faccio vedere questa immagine qua, vediamo se ce l'ho. Leggo un'altra cosa ma lasciamo perdere tutti voi avete <coughs> tutti voi dice avete un, una una banconota da un dollaro prendetela sui lati che vanno verso l'alto in quest'aula potete vedere invece verso il basso questo è il simbolo del vaticano e qui vigono le regole bancarie loro ho detto bancarie non spirituali o di altro tipo eh? le regole bancarie loro nell'asta vedete il cordone dorato questo è il simbolo della legge dell'ammiragliato e del commercio dell'UCC UCC vuol dire l'universo commercial code il cordone dorato è usato in una bandiera di dimensioni diverse da quella originale e ne cambia completamente in questo questo caso del stato di guerra siamo in... e anche se pensi di vedere la bandiera dell'america in una bandiera controllata dal sistema bancario del vaticano fate la legge del commercio chi la controlla il vaticano i direttori degli uffici postali generali la sede principale postale sale delle porte e a Bene, legge della su tutto il pianeta ed è considerato che è considerato come una nave nell'universo controllato dal dipartimento che è con dall'ufficio delle poste che controlla i militari tesoro l'emissione della moneta l'ufficio universale poste che ve lo faccio vedere ma eh, metto l'immagine quello qui Berna fu aperto il 22 del 1871 nelle Hawaii, questo qui, l'ufficio fu... che vedete qui, è quello, fu il primo paese indipendente a firmare l'accordo per nazionale con Berna per due cents, per trasportare le navi mercantili ovunque e come conseguenza di ciò, in un anno tutti gli altri paesi. In stampa, l'ufficio postale, eh, di, 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 scusate, postale eh, eh, avrebbero potuto trasportare merci per desimi in tutto il mondo. In questo caso si pensa ai francobolli per le lettere, giusto? Beh, anche una lettera considerata come una nave, e questo vale anche per macchine, aerei, UPS, Pony Espress e persone. E persone così facendo catturarono tutto ciò che si muove sulla terra. Tra parentesi, ho scritto non so, la sostanza ricorda molto la bolla, una santa Dove l'avevo fatto vedere mo, la, la, al centro c'è cioè il mondo. Stessa eh? cosa. Vorrei fare una nota. Ma è un livello importante, prego, prego, prego. Allora, per quanto riguarda il discorso che fa Miller diciamo, sul contorno della bandiera che c'è il bordo dorato, che è uno stato di guerra, diciamo, no? che lui afferma questo: vorrei far notare che attualmente, vedendo un po' di telegiornali, vediamo che anche la bandiera sia italiana che europea è contornata da un bordo dorato. Quindi, per far riflettere alle persone, questo so se è sempre stato, se mi ricordi? Io c'è se sempre stato. Tutti e ieri hanno il bordo dorato. A conferma di quello che dice Mille. Che, di, che tipo di guerra si intende, no? Anche questa che sta succedendo oggi con questa pandemia, è una guerra, insomma. Cioè, diciamo una guerra costante. Le Hawaii divennero un luogo una guerra perenne. Allora, le Hawaii divennero un luogo molto importante per il commercio marittimo. E per questo nel 1893 furono invase dagli Stati Uniti. Devi sapere che i militari dipendono dalle uffici delle poste centrali e furono questi che si presero l'isola. Gli abitanti cercarono inutilmente di responsabile di quell'attacco e solo nel 2009 a me l'hanno scoperto. L'ho scoperto perché essendo massone ho studiato il libro I segreti delle nazioni di Manly P. Hall ho scoperto che i sono i controllano questo pianeta da 8500 anni. Io ho il libro, ci sono solo 5 copie nel mondo. Il libro è 45 x 30 x 15. Nel libro c'è tutto sulle religioni, trocchi, stregonori, grammars, oggi la lingua parlata in Iran. Come le parole stanno insieme e i loro segreti che erano scritti in una lingua segreta che ho dovuto decodificare. Ho fatto lo stesso per il Corano e per la Bibbia di King James. Ed è grazie a questo sapere che ora sono il giudice capo dell'Ufficio Generale di Giustizia Americana. Posso perseguire e danare i giudici. L'ho fatto per 32 anni. Quindi adesso vi faccio vedere questa... La vedete questa scritta qui? Sì. Eh? Stanno dicendo che il nuovo ordine mondiale in arrivo, dice lui. È qui da 140 anni, dal 22 ottobre del 1871 ed è partito dalle isole Hawaii nel Pacifico. Quando le nazioni fecero l'accordo con l'ufficio postale universale delle poste Berna. Non è curiosa tutta questa informazione? Non è stata apposta. Assolutamente. Allora, Vediamo un po', eh? Allora, che cosa vi posso leggere? Allora, domande non ne hai? Andiamo avanti. Ecco, vabbè, qui è inutile tanto ve lo legga perché... Ehm, vediamo un po'. Allora, andiamo avanti, ci possiamo arrivare... A... Ecco, vi voglio far vedere questa immagine qua. Questa, vedete questa immagine qui? Questo è il latino, no? Vedete che ci sono i puntini, no? Tra una parola e l'altra, vedete? Allora, io qui si chiama questo paragrafo: si chiama codice segreto ed altro. Vediamo adesso questa foto è molto intrigante. Guarderai i primi capitoli: abbiamo parlato del codice segreto del il Vaticano. Il Doting, scritto tutto in maiuscolo, e oggi usato come certificato di nascita e collegato al Bond tipo tato in borsa. Guarda attentamente la foto in cui riporto questa qui. Due foto del dog latin chiamato anche latino antico e corrotto. Vedi che tra una parola e l'altra c'è un puntino. Questo stile di scrittura si sc caratterizza perché è scritto in stampatello e dà un puntino tra una parola e l'altra. Quindi due stili, quello del dog latin e quello del quantum gramma di Miller, sono identici. Che sia questo il codice segreto, il software. Usato per scrivere la Matrix, come sostiene Romney Stewart, vista a pagina 4? La correlazione tra gli studi di Mr. Stewart e quelli di Miller è sorprendente. Le conclusioni, infatti, sono identiche. Percorrendo due vie diverse ed indipendenti, sono giunte alla stessa conclusione. Sarebbe la scoperta delle scoperte nel mondo dei codici criptati e sulla quale sarebbe bene che gli studiosi accademici che sanno, si pronunciassero con onestà professionali in era definitiva. Purtroppo molti sanno, ma non possono parlare. Ritorniamo un attimo a questa qui, vi leggo qui. Questa è la sede versal post Union di Berna. Cosa si può notare nel logo? Il logo è costituito da due corone d'oro, sino di Cesare e dell'all'interno c'è il mondo sul quale sembrano alleggiare soggetti in movimento che si tengono per mano, eccoli qui. Che cosa potrebbe significare? Non so se ha un significato preciso. Quello che è chiarissimo è che il doppio all'oro è uno dei simboli di Roma che si ritrova in molte altre organizzazioni internazionali tra le quali le Unite, adesso le vediamo, le Nazioni Unite eccola qua, questo qui è anche presente nella copertina della mia trilogia, eh, sui tre volumi eh, metto eh. sempre queste immagini qui, non a caso poi, Scusa, è, è presente l'organizzazione puoi mettere quella sopra che dalla foto si vede bene, quella là della, delle poste quella sopra è eh, quella si vede? No, quella sì c'è sempre la quella... stessa corona intorno eh sì no perché dalla foto prima non si questa? vedeva bene oh sì sì questa quella qui vedi? sì perché vedi? non si vedeva bene l'immagine interna dalla foto in ok la qualità Scusate, la qualità delle, delle immagini lo sapete è fino più grande vedete? e poi qui c'è questa qui che poi con Comunque la terra piatta, questa, questa qui è la terra piatta, vedete? Sì, sì. E queste sono. Vedete? E qua anche questa, anche in questo caso qui, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è il Nakash, il serpente di cui abbiamo parlato. È la, è la solita immagine. Ma la solita immagine la FAO? Vedete questa l'immagine della FAO, è sostanzialmente la stessa immagine. Sì. Eh? Allora, io vorrei vedete, fare un passettino indietro. Questo, sì. visto che tu sei stato in tema adesso del codice segreto, del scritto in latino, volevo fare un passettino indietro sul capitolo che tu hai detto prima di 4.4, cifro degli HS a Roma, tu parlavi della J, della I e della G scritte eh. in dizionari. Allora, io ho visto un, um, un altro canale che parlava di archeologia segreta, insomma, queste cose un po' misteriose, faceva notare che sulle monete... Viene omessa la data del 1000, diciamo come l'1 viene messo la J, quindi dice che lui praticamente non stiamo nella data attuale, che praticamente anche le date sono state camuffate, ma che sono presenti soprattutto nelle monete inglesi. Invece dell'1, diciamo 1800-1700, per farti un esempio, c'è la J davanti al 700, diciamo. Ha fatto notare questa cosa, sì. questo ragazzo. Allora, a te ti riferisci. Sì, sì, no, no, è, è vero, è vero, è vero. a Ah, fio, fio, Flomenco, Flamenco. No, è un ragazzo bulgaro che praticamente fa dei documentari oh. sui Fenici, sui Patrizzi, sull'archeologia un po' misteriosa, diciamo. No, no, aspetta, che dice lui? Ecco, legato, Fiume... Fiomenco, Fiomenco, nome del genere. Se, vuole, se volete vi do più informazioni, ma adesso mi dicevo, volo così. Lui, ha, eh, studiando la storia antica, si è reso conto che non, to, non tornano nella storiografia che lui ha messo insieme in tutti questi dati. È un autore... Eh, eh, addirittura dice che tutte le date di Gesù non è allo zero no? che poi nasce l'anno che poi inizia l'anno 1 l'anno 03 ma addirittura lui dovrebbe essere nato intorno al 758 cose di questo tipo e che all'epoca appunto la J stava a significare Jesus non voleva dire 1300 1780 come adesso poi è diventato ma quella lì è era appunto una, un non, uno, non era una J, questa, che dici te, che dice que, quell'autore, l'amico di T, c'è questa cosa strana, che invece di esserci l'A1, come numero, c'è questa J. si riesce a capire come mai sia lì. Ecco, lui probabilmente ha fatto notare questa cosa qui. Sì. Si chiama Fiomenco sembra se lo Io ho scaricato parte anche dei suoi studi, però non ci ho avuto tempo. Volevo fare anche un intervento, ma non ci ho avuto tempo di parlarne. Tanto ci dibattici ci dibatti. Comunque è molto interessante, eh? molto interessante cosa dice, quello che eh, propone. Eh, assolutamente. Lui. Abbiamo quasi finito, vediamo se poi qui io parlo di altri documenti. Io spiego di come cosa molto importante di come Miller sia riuscito cioè ha messo insieme un sistema per uscire secondo lui eh? utilizzando proprio la scienza e lo spiego qui che in America ci sono un paio di organizzazioni diversi fanno quello che fanno altri in Italia no? dicono che escono Dalla mappa Secondo me non è possibile uscire dalla Maux. Ragazzi, ve lo dico subito. Fate che volete, fate quello che volete, ma per quello mio, per la mia, non è poss possibile uscire dalla Ci arriviamo, ce l'abbiamo alla fine, e dunque, io. Poi in questo capitolo ho tratto nell'appendice A metto i cavalieri templari. Scusatemi, perdonatemi, i cavalieri di Malta importanti al mondo vi leggo soltanto quelli della terza classe più sitani tra cui ci sono giuliano giuliano di bernardo ma già gran maestro monsignor mauro brini uccelli uccelli e eh? uh, fra giancarlo pallavicini gran maestro dell'ordine dei, dei, di malta il generale Giuseppe Santovito e l'ammiraglio Giovanni Torrisi. Tra i politici abbiamo Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Angelo Cerica, un politico degli anni 50, credo, Carlo Alberto dalla Chiesa e Benito Mussolini. Allora, ehm, di cui parleremo anche successivamente. Poi, eh, nel, nell'allegato B, vi Presento l'ordine piano, non ne voglio però parlare adesso, siamo già dilungati anche troppo. Ne parlerò successivamente quando parlo degli ordini cavalleschi cattati nel paragrafo, scusatemi nel capitolo 10, pentagramma segreto. Siamo un po', mentre ci sono tutti presenti. Italiani, insomma, eh, ecco, adesso vi faccio vedere queste ultime tre: parliamo un attimino, abbiamo Anzi, prima di farvi vedere questa, questo, qui vi leggo un, un articolo che ho proprio ieri, ho aggiunto molto significativo. Di Jordan Maxwell che ci dice qualcosa sui gesuiti. Ora lo leggiamo, eh? tanto sono tre paginette. L'intervistatore gli chiede chi sono i gesuiti, da dove vengono, quali sono i loro scopi, sono solo un ordine sacerdotale e perché sono diversi. La risposta di Jordan Maxwell, che ricordo, Jordan Maxwell, per chi non lo conosce, in Italia non lo conosce nessuno, è probabilmente, dico con certa sicurezza, L'autore più famoso ancora esistente in America. Ricordo che anche lui è un massone, è uscito bene o male a dire molte, molte, molte cose. In un certo senso le l'hanno fatte dire perché? Perché anche all'interno della massoneria eh, ci sono delle persone che hanno interesse no? a, a che tante, tante nozioni no? di conoscenza vengano rese pubbliche e in un certo senso l'hanno sempre protetto, lui ha anche raccontato questa storia qui e quindi è ancora vivo. Dice, supponiamo che io come uomo bianco sia in Africa, finisca nei guai e mi sbattano in prigione con tutti i neri, io sono l'unico bianco. La lobby che devi pensare qualcosa in fretta è come comportarti per uscire dai guai. Quindi la cosa intelligente da fare è che inizia a diffondere varie voci tra i detenuti su ciò che dicono tra loro. Riguarda la madre, alla famiglia, insomma, comincia a parlare male. Vado da un gruppo e gli dico, <coughs> dico loro, che quello che quei ragazzi laggiù gli dicono riguarda le loro madri, ai loro figli, eccetera. Mettili insomma gli uni contro gli altri. Grazie a questa finiranno per uccidersi a vicenda e mi lasceranno stare. Sta Quindi questa è la cosa intelligente da fare, mettere tutti contro tutti. I Gesuiti furono fondati a metà del XV secolo e credo siano responsabili della fondazione delle principali regioni di oggi. Dice la massoneria penso che abbia una creazione gesuitica addirittura sono sicuro che i gesuiti abbiano fondato la massoneria e sono sicuro che la massoneria sia ancora i gesuiti che hanno aiutato a finanziare e a dirigere i testimoni di Geova, i mormoni, gli avventisti del settimo giorno e tutte le varie chiese americane e della British Israel War Federation, che a un certo punto è stata un'organizzazione molto potente e importante, sono tutte creazioni gesuitiche. Vedrai che, que vedrai che questi diversi culti del cristianesimo in America sono in realtà culti massonici fondati da massoni e finanziati da massoni gesuiti ed in cui la massoneria stessa è gestita dai gesuiti e facendo sì che le persone si odino a vicenda, siano razziste, siano l'una contro l'altra, senza mai rendersi conto di che sia il vero. Allora, io faccio una breve parentesi e vi faccio vedere eh, queste, questo personaggio. Qui, la vedete, questa immagine di cui io parlo nel capitolo? mi Du, il capitolo 8 rega, legato alla, alla regina d'Inghilterra dice lui e Joseph Gregory, Giorgio III, il pretendente al trono d'Inghilterra. Ho deciso di menzionarlo perché questo è il capitolo dedicato alla Regina d'Inghilterra. Ti ricomando in particolare questa serie di tre video. Allora, questo qui è il link originale, no? Volete sapere vedere. Eh, che cosa se cliccate su questo link, che cosa succede? Che cosa si apre oggi? <ride> Vedete questo assurdo? No? Ritorniamo indietro. Uh, in un nel secondo video, lui dichiara che i gesuiti sono in pieno controllo delle massonerie del mondo. E ovviamente è stato bannato. Peccato che non ce l'ho fatta a salvarlo. Cioè, la storia che io ho visto, questo qui magari altre volte guardo un video, sono distratto, faccio altre cose, una cosa e quell'altra. In genere, quando sento una notizia di questo tipo, carico subito il video, no? In quel momento, probabilmente in macchina, non mi ricordo, non... no? Cioè sono ritornato a controllarlo era anche su youtube ma avevano tagliato il pezzo sono ritornato successivamente la puntata numero 2 non, non c'è più vedete quello che succede? succedono fanno questi scherzi purtroppo con youtube tanto materiale è andato perso il vero nemico è quello che è proprio lì in mezzo a te e fa, di, di, di tutto questo, fa tutto questo in modo per indebolirti e calpestarti. Un nemico all'interno delle porte dell'America, che i papi fondati nel XVII secolo darono come Repubblica, non come democrazia. Ricordo che la parola democrazia non è mai contemplata nella Costituzione americana. Dissero che c'erano due cose che non volevano in questo paese. Le puoi indovinare? Cristiano, le puoi indovinare le due eh. te le dico io te le dico io eh, le di... te le dico io non ti preoccupare eh, le... gli avvocati no prima gli avvocati e la chiesa cattolica sì. il vaticano del 80... del 1800 la gente lasciava costare per andare ma cosa significa la parola militare? Un termine militare per un'operazione militare. Bene, ecco perché nella California e nell'Ovest degli Stati Uniti furono aperte missioni cattoliche istituite dai, dai gesuiti entrati dal Messico e dal Canada. Oggi senti la, la gente dire beh, il Papa non ha truppe, cosa può fare? L'America ha le truppe, i leader europei hanno le truppe. Tra parentesi ho scritto Abbiamo brevemente parlato di come il Vaticano, attraverso il Sacro Romano Impero abbia controllato da sempre il mondo e continua a farlo. I Gesuiti sanno esattamente come, come, govern, come governare il mondo con il caos, perché dal caos deriva il controllo. È chiamato l'ordine del caos fuori dal uh, uh, caos, scusate, Ordo ab caos, si dice, no? Questo è il motivo per cui sono sicuro che i gesuiti sono dietro ciò che sta succedendo in Europa in questo momento, dice Maxwell. Sono coinvolti nel ristabilire il partito nazista in Europa, perché la Chiesa cattolica sta cercando di ristabilire il dominio dell'Impero Romano su tutta la Terra e lo chiamano nuovo ordine mondiale. E Un'incredibile storia di tradimento. Da dove viene effettivamente? Quello che insegna è tutto il simbolismo sessuale, la violenza, le guerre, lo spargimento di sangue, tutta roba, viene data in pasta alla razza umana ed è per questo che stiamo nei guai. Nella Bibbia si legge che Dio dice al suo popolo, la mia gente sta morendo per mancanza di conoscenza e c'è un'altra scrittura molto importante per quanto mi riguarda che dice dove visione le persone periscono, quasi finito, eh? il governo non, non li dice perché il governo è un grande club e tu non ci sei e quindi ti stanno dicendo quello che vogliono che tu sappia per tenerti occupato e così finché non ti rendi conto, dove non c'è visione le persone muoiono per mancanza di conoscenza. Penso che questo sia ciò che la Chiesa Cattolica sta per l'America, ma non solo per l'America ovviamente, sta aiutando a mantenere la nostra gente ignorante, male informata e fa sì che la mafia di Cosa Nostra e la criminalità, la criminalità organizzata di tutto il mondo escano da Roma e dall'Italia. Voglio dire, tutto quello che devi fare è tornare indietro e guardare il padrino 3, di cui parleremo successivamente, dove Michael Corleone, la mafia di New York, sono dietro al Vaticano e poi inizi a vedere come la criminalità, la criminalità organizzata stia lavorando fianco a fianco quotidianamente con il Vaticano. Quindi una volta che vedrai come funziona davvero il nostro mondo e chi gestisce le cose, ne sarai sconvolto. Ti scioccherà nel realizzare che il mondo in cui viviamo è stato organizzato e diretto molto tempo fa. Prima che tu e tua madre nasceste. c'era già la criminalità organizzata in Europa mille anni fa e scopri che Adolf Hitler è stato finanziato, organizzato e diretto dai GT per il partito nazista. Il partito nazista. I gesuiti sono il cervello dietro il Partito Nazista e i simboli dei gesuiti sono stati usati dal Partito Nazista. Scrivo qui ricordiamoci che i simboli non mentono mai. I gesuiti sono stati anche responsabili della creazione del Partito Comunista e dell'Unione Sovietica. Così come oggi abbiamo comunisti che dipingono la democrazia e il cosiddetto Partito Democratico. In Roma i comunisti sono stati indicati come democristiani, noi in Italia sappiamo democrazia cristiana. C'è un termine che era diffuso in tutta Europa e si chiamava democrazia cristiana. Cristiani perché erano gesuiti cattolici, democratici perché stavano promuovendo la loro idea di de democrazia, dividendo per le persone l'uno contro l'altro. Ed è quello che succede oggi quando vedete tutta questa invasione della cultura europea. È la stessa cosa. Il Vaticano distruggendo la civiltà europea con l'idea di mettere insieme qualcosa di nuovo, un nuovo ordine mondiale in cui non ci sarà più individualità, creatività, nazionalismo. Ci sarà un grande e felice campo di concentramento comunista chiamato nuovo ordine mondiale ideato dal Vaticano e dai gesuiti. E per concludere, siccome si parla di parlato di conoscenza, no? Quello che ha detto ha menzionato la Bibbia. Io nel mio libro come slogan dietro c'ho scritto solo la conoscenza ti renderà libero. Andiamo a concludere, vi faccio vedere qua quella che si chiama la struttura del potere mondiale sotto la tavola rotonda dell'ordine dei gesuiti in alto questo qui viene da Mont, mi sembra sia la Mont, ma anche, perdonatemi, è sempre Franco Collins, questo qui l'ha sempre fatto lui. Alto Consiglio dei Gesuiti, vedete, col generale, insomma, superiore generale che si chiama Artur Sosa. Al secondo livello, in questo caso, abbiamo il Vaticano e il Papa Francesco, poi abbiamo la BIS, che è il Sistema Bancario Internazionale, eh? controllato dall'alto consiglio dei gesuiti e lui più che abbiamo visto prima di berna andiamo alla tavola successiva e scopriamo che il famigerato quello di cui tanti parlano è stato fondato da un, un signore che si chiama joseph rettinger gesuita di dio eh. Ci sono degli autori famosi, no? In particolare uno che ha scritto dei Bilderberg in un'intervista, ricordo, mi fe gli fecono. Una domanda, una domanda su da chi era stato fondato, e lui, dopo aver scritto il libro, non lo sapeva. So cosa, cosa caspita pubblicano in Italia? Pubblico. Poi abbiamo la, la commissione trilaterale fondata da devi da e fa parte dell'alto consiglio dei gesuiti. Ricordiamoci che tutti i rock Brezhnev, la Chatham House fondata dal Gita eh, Waldorf Astor, Astor, Astor e poi il Consul on Foreign Relations, è stato fondato da Mandelhous, eh, l'abbiamo visto precedentemente. E poi abbiamo il Club di Roma che è stato fondato da Aurelio Peccei, che molti in Italia naturalmente ricorderanno che anche lui è stato un gesuita massone. Per finire l'ONU che è partita come delle nazioni. Stata fondata la Lega delle Nazioni, che è stata anch'essa fondata da, Man, da Mandelhaus. Io mi fermerei qua se non hai altre domande. e Abbiamo praticamente visto, poi ci sono tante altre cose, ma se no non si finisce. Ok, perfetto. Io penso che anche questa volta hai fatto un'eccezionale esposizione della tua opera, eh, in questo caso le tre corone. Eh, consiglio vivamente a chi ci segue di, di contattarti, acquistare la tua opera completa e soprattutto in questa, come detto prima, le tre corone eh, di andare a vedere eh, le, no, le appendici finali, specialmente eh, la A, la B e la C, dove ci sono tutti i nomi dei personaggi che sono stati coinvolti in questo ordine. Quindi, niente. Mm, ti ringrazio di essere stato qui con noi anche questa volta. Speriamo di andare avanti con le nostre conferenze su, sulla tua opera.